Ben ritrovati in primo piano le questioni della giustizia, si torna a scioperare, l'hanno fatto gli avvocati penalisti a Napoli con una manifestazione nazionale. Di questo parleremo con l'avvocato penalista Luigi Petrillo, presidente della Camera Penale Irpina. Ben ritrovato intanto e grazie per la sua disponibilità. Buonasera. Avvocato, come sempre. Intanto perché questa nuova protesta, ce lo vuole spiegare? Beh, intanto la devo correggere, non me ne vorrà, perché la protesta non è affatto nuova, è una protesta che le Camere Penali Italiane portano avanti oramai da tempo ed è una protesta che riguarda la oramai evidente mancata attuazione dei principi di cui alla nostra Carta Costituzionale, in particolare all'articolo 27 della Costituzione, che dice che tutte le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono necessariamente tendere alla rieducazione del condannato. Ecco, nel nostro sistema carcerario, ogni giorno noi ci accorgiamo che questo principio costituzionale viene malamente denegato e la popolazione detenuta vive in condizioni oramai assolutamente inaccettabili per uno Stato civile moderno quale noi riteniamo di essere. Quindi la protesta dei penalisti italiani di oggi è una protesta che si pone nel solco di tante proteste che abbiamo fatto nel corso degli anni e che da ultimo ci rendiamo conto è sempre meno ascoltata. Se vuole poi dare dei numeri sulla situazione carceraria. Riflettori appunto accesi sull'emergenza carcere, questo è stato il tema di questa vostra iniziativa, una situazione per certi aspetti drammatica anche nelle carceri della nostra regione. In che termini l'esecuzione della pena, avvocato, viola i diritti umani? Insomma, che cosa sta accadendo? Beh, basti pensare che noi dovremmo assicurare ai detenuti che sia quelli in attesa di giudizio, sia quelli che sono stati condannati con sentenza passata in cosa giudicata, dovremmo assicurare un trattamento improntato ai principi di umanità e dovremmo inoltre assicurargli la possibilità di un recupero all'interno del carcere, quindi dovremmo immaginare di metterli in condizioni di imparare un mestiere per quelli che il mestiere non ce l'hanno o comunque di recuperare una propria dignità, una propria moralità, un proprio senso etico. Viceversa assistiamo al fatto che i detenuti non hanno la possibilità di essere trattati, cioè all'interno delle nostre carceri i numeri sono tali per cui questa finalità della pena, ovvero della rieducazione, non è minimamente assicurata. Vuole qualche esempio? Allora, noi abbiamo una popolazione carceraria ad oggi di circa 60.000 detenuti. Il sovraffollamento è del 130% perché le nostre carceri sono state costruite, perlomeno quelle che ci sono, per assicurare la possibilità di trattare non più di 50.000 detenuti. I 50.000 detenuti ideali in realtà sono molti di meno perché 4.000 posti sono individuati in strutture che sono inagibili. Quindi il numero serio è 60.000 detenuti oggi a fronte di una capienza sostanziale di 45.000, ergo un sovraffollamento del 130%. Il trattamento del detenuto e quindi tutto quello che significa avviare il detenuto ad un percorso riabilitativo e dargli la possibilità di, una volta uscito dal carcere, di trovare un lavoro, di svolgere qualcosa e di reinserirsi nella società è allo stato delle cose affidato a 930 assistenti con una popolazione di 60.000 detenuti. Mi dica lei, se è impossibile. È una missione impossibile. A questi si aggiungono 900 educatori che sono inseriti nel DAP, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per i quali altrettanto la missione è evidentemente impossibile. Tenga conto che il detenuto sta all'interno del carcere 24 ore, qualsiasi dipendente non può svolgere la propria attività 24 ore, quindi questi numeri vanno divisi per tre per avere una dimensione. E quindi in una situazione del genere non è proprio immaginabile che nelle nostre carceri si possa dare luogo a quello che la Costituzione impone di fare, cioè trattare il detenuto in funzione della sua rieducazione.
intanto avete chiaramente richiamato le proprie responsabilità, anche l'attuale governo, avete parlato in un documento di uno stato confusionale e distruttivo rispetto al tema della detenzione. Perché? Beh, perché noi cogliamo negli atteggiamenti di questo governo e negli atteggiamenti anche delle strutture che da questo governo dipendono un indirizzo completamente opposto a quello che impone la nostra Carta Costituzionale. Per quello che riguarda il governo, da quando è in carica l'attuale esecutivo si sono susseguite delle misure che noi chiamiamo securitarie, cioè delle misure che hanno come primo obiettivo o quello di innalzare le pene per determinati reati, oppure di prevedere nuove fattispecie di reato, o peggio, misure che sono state indirizzate ad evitare percorsi alternativi al carcere. Esempio lampante, la cosiddetta spazzacorrotti. Con la spazzacorrotti, che nasce come misura funzionale ad assicurare la certezza della pena, la certezza dell'esecuzione della pena nei confronti di coloro che sono condannati per corruzione, è stata introdotta una norma per cui coloro che sono stati condannati per una corruzione commessa magari 10 anni fa non hanno accesso alle misure alternative alla detenzione. Questo per quello che riguarda il governo, ma lasciamo stare poi il pacchetto sicurezza, lasciamo stare a tante altre norme, la legittima difesa, tante altre norme che diciamo si collocano in una prospettiva diversa da quella che la Costituzione imporrebbe. Passiamo agli organismi dipendenti dall'esecutivo, il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'ultima perla del DAP, le ultime due perle del DAP sono state: uno, ridurre i poteri del garante nazionale del detenuto, che ha difficoltà adesso ad accedere alle carceri in virtù di una circolare emanata di recente, perché il DAP ritiene che in qualche caso il garante dei detenuti abbia, sia pur inconsapevolmente, veicolato all'esterno dei messaggi da parte della popolazione carceraria. E l'ultima è di qualche giorno fa: è stato ridotto l'uso della TV nel carcere, quasi come a dire che se le cose non funzionano all'interno del carcere, non si svolge trattamento, è per colpa della TV. Insomma, c'è un clima particolarmente difficile. Le chiederei anche una valutazione rispetto alle dichiarazioni di alcuni politici, tra cui ad esempio il vice premier Salvini, che dopo ogni arresto dice ora Marcisca in carcere. Ecco, questa espressione in che modo possiamo dire si colloca rispetto a quelli che sono i principi costituzionali? Ma guardi, direttore, noi all'indomani di questa uscita infelice del ministro Salvini organizzammo ad Avellino, nel carcere borbonico, a marzo di quest'anno, un convegno che aveva come titolo Marcire in galera, due punti, la pena come vendetta. Ecco, basta questo titolo a far comprendere quanto, diciamo, stravagante dal nostro punto di vista ovviamente sia la posizione del ministro, il quale immagina che il carcere sia un luogo dove si debba marcire. Il carcere è un luogo dove certamente si deve scontare una pena, e questo evidentemente fa parte del nostro ordinamento, del nostro ordinamento civile, della nostra cultura, ma il carcere è un luogo dove si esegue, si sconta la pena, perché affinché colui che la sconta abbia modo di comprendere di aver commesso un illecito e sia anche messo nelle condizioni di non ripeterne degli altri. Quindi marcire in galera è l'esatto contrario di ciò che dovrebbe essere la funzione del carcere. Non si può marcire in carcere. In carcere, in teoria, ma noi crediamo fortemente che la teoria possa trovare un'applicazione pratica e seria, perché l'ha trovata fino a qualche anno fa, in carcere si deve anche migliorare la propria personalità. Ecco, si parla tanto delle misure alternative all'esecuzione della pena, perché è così difficile attuarle? Insomma, tra l'altro l'attuazione di queste misure consentirebbe di ovviamente liberare quei penitenziari che soffrono di un problema di sovraffollamento così drammatico. Dunque, le difficoltà delle misure alternative alla detenzione sono fondamentalmente date in questo preciso momento storico dall'eccessivo numero di istanze di
di affidamento in prova, ad esempio, che i tribunali di sorveglianza diciamo fanno fatica a smaltire in tempi corretti. Tenga conto che mediamente il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, dal momento dell'istanza al momento della fissazione dell'udienza per l'affidamento in prova, impiega 2 anni. Quindi si renda conto della, per il soggetto non detenuto in libertà. Per il soggetto detenuto i tempi sono ovviamente più brevi. Ma il vero problema è che si vuol dare alle misure alternative alla detenzione una coloritura, un significato ed un effetto che le misure non hanno. Cioè l'attuale esecutivo e l'attuale Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria rappresentano all'esterno, al pubblico, la misura alternativa alla detenzione come A, un premio per il delinquente, e B, come un fatto di pericolo per la comunità. Cioè si instilla nel pubblico la sensazione che il soggetto detenuto, una volta che è stato ammesso al di fuori del carcere ad una misura alternativa, possa fare del male alla comunità. La statistica che noi abbiamo e che fa lo stesso Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ci dice che solo lo 0,5% della popolazione detenuta ammessa alle misure alternative cade in recidiva. Lei si rende conto che lo 0,5% è proprio zero. È chiaro. E questo testimonia il fatto che evidentemente le misure alternative quantomeno non sono criminogenetiche nei confronti di coloro che vi sono ammessi. Ecco, intanto dopo questa protesta che avete tenuto a Napoli, avvocato, che tipo di risposte vi aspettate, insomma, soprattutto dal governo, credo? Ma noi siamo piuttosto scettici sulla possibilità che il governo ci dia delle risposte nella direzione che noi auspichiamo, perché è un governo che si ispira, come dicevamo prima, ad un indirizzo che possiamo definire securitario, quindi non ci aspetteremo mai né che il ministro Salvini, né che il ministro Bonafede, né che il dottor Basentini, che è il capo del DAP, improvvisamente ripensino alla propria posizione, al proprio approccio sul tema. D'altra parte, lei sa che abbiamo avuto un momento storico nel quale il nostro sistema carcerario poteva radicalmente cambiare, perché sul finire della scorsa legislatura era stato depositato un progetto di riforma molto importante, ispirato ai principi più moderni della rieducazione, della Commissione Giostra. Piuttosto, purtroppo, questo progetto è stato accantonato, ne è stata realizzata solo una parte, ma questa è una colpa che si divide a metà l'attuale governo con il precedente, che proprio per paura di varare una riforma che poteva costare in termini elettorali, mise da parte proprio la parte dell'intervento normativo destinata alle misure alternative. Ecco, lei lo ha già accennato in precedenza, però la situazione insostenibile che si registra nelle carceri italiane, come si riflette sul funzionamento degli uffici dei giudici di sorveglianza? Insomma, qual è la sua esperienza diretta da questo punto di vista? Ma l'esperienza è quella di una situazione drammatica dappertutto. Abbiamo diciamo, gli avvocati penalisti in quest'ultimo periodo soprattutto sono più che mai sullo stesso piano dei magistrati di sorveglianza. Anche nella manifestazione di stamattina è intervenuto il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che era già intervenuto ad una manifestazione nostra fatta nel carcere di Bellizzirpino qualche settimana fa, per dire che i magistrati di sorveglianza condividono le nostre preoccupazioni. Il magistrato di sorveglianza che deve appunto immaginare per un detenuto un'ipotesi trattamentale sa che non può contare sugli strumenti per poter affidare il detenuto ad una prospettiva di miglioramento. Non ci sono strutture all'interno del carcere, ma poi l'altra cosa veramente drammatica e che manca una struttura intermedia tra il carcere e la società civile in grado di in qualche modo attutire l'impatto che ha il detenuto nel momento in cui egli viene rimesso in libertà. Quindi il magistrato di sorveglianza vive, a mio giudizio, anche una crisi quasi identitaria, perché dà
concede magari delle misure alternative alla detenzione, ma sa perfettamente che a valle di questo provvedimento non ci sarà alcun tipo di controllo e alcun tipo di attuazione del provvedimento stesso. Ecco, la crisi della giustizia, i tempi per la celebrazione dei processi continuano ad essere troppo lunghi per chi, avvocato? Nonostante gli annunci di riforme, insomma, anche qui, i processi veloci, invece. Diciamo, noi abbiamo un sistema, un sistema penale troppo, probabilmente troppo articolato. Innanzitutto c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, per cui di fronte a qualsiasi fatto che in qualche modo sia assimilabile ad un'ipotesi di reato, il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale, e questo evidentemente genera migliaia di processi che magari sotto il profilo dell'allarme sociale non varrebbe la pena di istruire. Poi i numeri sono quelli che sono, perché non abbiamo a livello di posti di magistratura e quant'altro, noi non abbiamo la copertura piena, quindi abbiamo difficoltà anche nell'organizzazione del lavoro degli uffici. Terzo problema da non sottovalutare è il progressivo svuotamento dei ranghi del personale amministrativo, perché il Ministero non fa concorsi, i cancellieri non fa concorsi da tempo, e quindi si stanno svuotando le cancellerie. Ora, lei che fa il direttore di una TV, se qui le togliessero la segretaria, tanto per dire, di redazione, potrebbe mai fare un telegiornale? Certamente no. E come è immaginabile che un giudice, un GUP, un pubblico ministero, un giudice monocratico possa tenere delle udienze se non c'è nessuno che gli prepara il materiale, i fascicoli da portare in udienza? Siamo praticamente in questa situazione. Se lei qualche volta vuol venire con me in tribunale, viene anche ad Avellino, entriamo in una cancelleria, in una qualsiasi, magari quelle più delicate, tipo GIP, GUP, oppure quelle del dibattimento, e la sfido a trovare tutte le volte, a tutte le ore del giorno, il personale di cancelleria. Spesso le troviamo chiuse perché il personale di cancelleria non c'è e sta giù in udienza. E questo, dà il senso della difficoltà. Ci fa capire, insomma, quanto sia difficile anche per un cittadino avere giustizia, avere delle risposte. Allora che cosa deve cambiare, secondo lei? Ma, io non mi aspetto che un discorso di cambiamento possa interessare l'attuale esecutivo, perché abbiamo già avvertito qual è il modo di rispondere dell'attuale esecutivo, e il modo di rispondere dell'attuale esecutivo è varare la legge che di fatto blocca la prescrizione, che è un rimedio certamente peggiore del male, perché si è detto, si è immaginato da parte di questi signori, se noi facciamo in modo che la prescrizione non scatti, quindi i processi si concluderanno con una sentenza, dice il ministro Bonafede, di condanna, perché lui evidentemente non concepisce la sentenza di assoluzione. Non si è capito che eliminare la prescrizione, o meglio congelare la prescrizione per un tempo oramai dilatatissimo, significa che i processi non si fanno mai, perché se c'è uno stimolo per il giudice a celebrare rapidamente i processi che sono a rischio di prescrizione, è che proprio la prescrizione intervenga come una mannaia. Se la prescrizione non interviene più, noi rischiamo di avere processi che durano 10, 15, 20 anni, e poi mi dica lei, direttore, quale soggetto che verrà condannato per un fatto identico, che abbia una personalità identica a quella in cui, nel momento in cui egli lo ha commesso. Uno che commette un delitto 10 anni fa è diverso dal soggetto che subisce la condanna. Certamente. Intanto gli ultimi provvedimenti di questo governo, la legge sulla legittima difesa, lei come l'ha valutata, la ritiene giusta? Ma è una norma del tutto inutile, è una norma che si è dimostrato per via di statistica potrebbe riguardare una percentuale bassissima di casi nei quali si verificano episodi del genere, di quelli che essa tende a regolamentare. Io ho sempre pensato che la norma sulla legittima difesa esistente andasse più che bene, anche in questo caso, a mio giudizio, la riforma di questo esecutivo è una riforma manifesto, che è stata fatta al solo scopo di far notare al pubblico, di far passare il messaggio per il quale la forza che il cittadino può
esperire nei confronti di chi lo aggredisce è tutelata dallo Stato. E anche questo, a mio giudizio, e in questo mi rendo conto di usare un'espressione molto forte, un messaggio di grave inciviltà. Ecco, intanto c'è il pericolo di far passare appunto il messaggio di una giustizia fai da sé, insomma, anche di una sorta di giustizialismo, di un clima difficile nel quale, insomma, si rischia di finire. Che cosa ne pensa? Sì, sì, è proprio così. È quello che, diciamo, non io, ma diciamo una personalità che noi sentiamo molto vicina in questo difficile momento, che Papa Francesco ha definito il populismo penale. Il populismo penale è tutto quel modo di intendere la pena come uno strumento non di per far espiare al condannato il proprio figlio, ma è lo strumento di vendetta della comunità. E quindi all'interno di questo strano modo di vedere le cose, la minaccia, la possibilità data al cittadino di farsi ragione da sé ci sta. È un punto cardinale di questo modo di intendere lo stare insieme e l'essere comunità, che noi rigettiamo, perché noi abbiamo dell'idea di stare insieme, della comunità, un concetto certamente diverso, un concetto democratico in cui ciascun organo dello Stato ha dei compiti ben precisi. Laddove esiste un comportamento antisociale, questo comportamento antisociale deve essere represso certamente, ma si deve dare modo a chi lo ha posto in essere di rieducarsi. Certo, un altro colpo alla giustizia è arrivato da questo scandalo sulle nomine del CSM, insomma, da avvocato lei che idea si è fatta? Ma diciamo che sta imbarazzante venendo, sicuramente. È molto imbarazzante ed è sta venendo fuori, lo dico con grande amarezza, sta venendo fuori diciamo una situazione che a noi, agli addetti ai lavori, era già abbastanza nota. Non ci siamo affatto meravigliati che dal fondo delle intercettazioni del Trojan siano emersi questi fatti. Lo sapevamo. L'unica cosa, non immaginavamo che questo modo di intendere la spartizione o la gestione delle carriere dei magistrati addirittura riguardasse i vertici della magistratura, perché quando sono coinvolti l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati da una parte e dall'altra il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ovvero le massime autorità del nostro sistema, diciamo questo è un fatto che a me personalmente mi ha colpito molto, perché non immaginavo che questo modo di fare potesse attingere anche i vertici della magistratura italiana. Ecco, per chiudere questa nostra intervista, avvocato Petrillo, quanto è difficile portare avanti la vostra professione in strutture a volte fatiscenti? E mi riferisco ovviamente ai problemi di edilizia giudiziaria che riguardano ad esempio Avellino, Benevento, ma anche città molto più importanti, insomma. Beh, guardi, credo, le faccio una provocazione. Lei sa che la mia Camera Penale da tempo ha intrapreso anche qui una battaglia, diciamo, piuttosto sfortunata per riguadagnare un minimo di decoro al Tribunale, al Palazzo di Giustizia di Avellino, che oramai sono decenni versa in condizioni non propriamente buone sotto il profilo statico e sotto il profilo della cura, del decoro e quant'altro. E siamo sfortunati, noi attendiamo dal 27 di marzo una risposta dal provveditorato alle opere pubbliche e dal comune di Avellino in relazione ad un grido di dolore che avevamo fatto partire dal tribunale, firmato non solo da noi ma da altre associazioni di categoria. Nessuno ci ha risposto, chiedevamo che venisse in qualche modo sistemato nulla di più, nulla di meno, l'impianto elettrico, la staticità del palazzo e cose simili. Nessuno si è preso la briga di darci delle risposte. Quindi, e tuttavia, non è difficile tanto svolgere questa professione, perché la facciamo in un contesto dal decoro logistico piuttosto esiguo, ma è difficile perché la facciamo dovendoci confrontare con una normazione sempre meno credibile e nel rispetto alla quale noi manifestiamo
un profondo dissenso. Bene, staremo a vedere intanto la vostra protesta, che riflessi avrà in futuro. Intanto grazie all'avvocato Luigi Petrillo, avvocato penalista, che è stato nostro ospite. Ringrazio regia per noi Michele Urciolo, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.